Buongiorno, nome del Padre, firma tutto bianco oggi, Sant'Arto, buongiorno. Oggi ricordo un grandissimo santo, siamo giovedì 26 maggio, è il mio compleanno, San Filippo Neri, è un santo particolare, molto conosciuto, molto amato, molto venerato. Lui è affascinante, un santo più affascinante che abbiamo sicuramente. E praticamente lui è la gioia della fede, ma anche un mondo di fede, cui il demonio l'ha tentato moltissimo. Basta pensare a dei film, no? C'è un attore famoso italiano che ha presentato molto, molto, John Dorelli, se non sbaglio, ha fatto un film molto bello su San Filippo Neri, ma anche altri attori comunque. Ma da posto di Roma, siamo nel 1600, lui nasce Fiorentino, nasce nel 1515 e nel 1995, ecco un grandissimo santo di Roma, ha fatto il parroco per moltissimi anni a chiesa, quello dopo Sant'Angelo, c'è cioè quella chiesa lì, Santa Maria Navicella Nuova, penso. E praticamente c'è anche il centro dei padri filippini o rotoliani non chiamati. Lui è fiorentino, non è romano di nascita, 21 luglio 1515, a età di 18 anni va a Roma, ha frequentato i corsi di teologia e la sapienza, si diede all'assistenza dei pellegrini, siamo nel tempo della Controriforma. Il sacerdote ha 36 anni, cioè un'età molto, molto avanzata, vita molto avanzata, e chiesa di San Gerolmo la, ecco, la carità. Gli ha messo opere che più tardi, nel 54, nella conversione dell'oratorio. L'oratorio era il luogo dove si incontravano, per me era mattino, gente non capiva, dove si incontrava la preghiera, il canto e anche proprio il canto in lingua volgare, lingua di italiano, così da poter capire la catechesi. L'oratorio, ecco, si nacque l'oratorio. A Venezia abbiamo questa chiesa dei Filippini, questa chiesa della fama, e c'è l'oratorio accanto alla chiesa, una struttura grande dove c'è anche dei sopparchi attorno, per sopparco davanti, ma anche le balaustre, no, balaustre si chiamano, dove la gente stava per guardare sotto il canto in modo particolare, no? Roma ha 80 anni, proprio perché più volte rifiutato il cardinalato, probabilmente noto per la fama di bontà allegra, ottimista, che il merito, il pippo buono. Una volta una signora, che si parla molto aneddoto di San Filippo Neri, una signora era una pettegola, sempre San Filippo in chiesa, pettegola, no? E gli diede due polli in gallina da spelare, mi dice portami anche le penne, perché se prendi il cuscino, dove porto il pollo, c'è sotto le penne, e passa un vento, e porta, oh Filippo Neri, queste penne, queste sono come le tue chiacchiere al vento. Cioè, impressionante come tipo, no? L'uomo è apparso in tantissime forme, ma lui sempre lo riconobbe e lo scacciò. Venne canonizzato nel 1622, era talmente un uomo di amore pastoralmente, perché dico parroco, accoglie, sta con la gente, ascolta, capisce, questo oggi manca un po', purtroppo la verità. E il suo cuore si dilatò talmente tanto, un segno di amore, che si spaccò due costole per sempre. E una volta lui è malato, ma la testa e il male scompare. I papi lo conoscevano, lo chiamavano, il cardinale, ma lui rifiutò sempre. E anche conosciò bene San Ignazio Loyola, altri grandi santi di quel tempo, contro il Roma, lui conobbe molto, molto bene a Roma. E cosa vuol dire San Filippo Neri? Cioè, è il santo che, ecco, che Dio manda in un tempo difficile. Ah, c'è cosa? Ho dimenticato il ventilatore. Adesso, forse adesso avete capito, speriamo che posso ripetere adesso. Perché lui praticamente è conosciuto come patrono San Filippo Neri contro i reumatismi, i terremoti e protettore dei giovani. Questo grande santo, apostolo di Roma, la carità,
Ecco, la sua gioia, modo di essere con la gente, ebbe un grande impatto nel suo tempo e fuori del suo tempo. E ecco il santo forse più affascinante che abbiamo nella Chiesa Cattolica. Intelligente, furbo, vispo, presente, gioioso. Ma veramente io penso questo che oggi forse mancano un po', no? Santi che sono presenti, ma anche con un certo umore, un certo nel senso, humor in inglesi, e lui ha proprio risposto proprio ai bisogni di quel tempo. Siamo San Pipponieri, il padre di San Pipponieri Rotoriani, e non è che ha fondato, c'era a Roma, adesso so che c'è anche a Chioggia, c'è verso a Chioggia ancora il convento, che io sappi, e penso questo è importante. Che la si può dire per i nostri malati che danno, ecco, la grazia. Io sono andato a Santa Rita, sono andato a Bella Loco, questo santuario a Santa Rita, c'è l'adorazione, ho anche pregato per i nostri malati in modo particolare. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi, benedetto, potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.